Bella a tutti quanti ragazzuoli e ben ritrovati in questo nuovo video, finalmente siamo tornati. Ho avuto un pochettino di problemi che non sono ancora del tutto sistemati, ma ce la faremo ragazzuoli, non c'è nessun problema. Oggi riprenderemo con la programmazione, con lo spoiler dell'evento, quindi del nuovo evento TOTS, cioè della nuova sezione TOTS della Liga Santander, le nuove icone e domani faremo l'analisi, finalmente venerdì faremo finalmente l'aiutare a migliorare le vostre squadre, quindi vi invito come sempre a mandarmele qua sotto nel link in descrizione di Instagram oppure di Telegram nel gruppo, trovate tutto quanto nel link in descrizione. Prima di cominciare vi chiedo come al solito un bel like qua sotto se vi piace questo genere di format e un commentino per quello che volete vedere e un'iscrizione se vi fa piacere, ovviamente. Detto questo, direi di cominciare subito a guardare le mie prediction. Andiamo! Allora, partiamo col dire che ci saranno come sempre tre icone, un 99, un 98 e un 97. Uruguaiano, spagnolo e olandese. Adesso secondo me io vi faccio vedere il mio personale parere, poi tanto quando uscirà il video più o meno dovrebbero già essere confermate su FIFA Renders, quindi mi darete poi conferma. Secondo me le tre icone saranno questi tre. Cruyff, Raul e Diego Forlan. Secondo me saranno loro tre ad essere le icone di base. Sarebbe davvero una roba top, soprattutto per Johan Cruyff. Lo vorrei tantissimo, è davvero una delle seconde punte più potenti del gioco. Non mi dispiace per niente. Come anche il Diego Forlan alla destra, perché un Diego Forlan fisicamente molto grosso, abbastanza veloce, importante come giocatore, sulla fascia destra potrebbe essere una buona rivelazione. Secondo me saranno queste tre. Ovviamente fatemi sapere qua sotto le vostre opinioni o se avete già visto su FIFA Renders, che sono già uscite magari nel tempo che è uscito il video, scrivetemi se sono state corrette. Secondo me la prevision potrebbe essere molto molto azzeccata. Ma ovviamente fatemi sapere le vostre opinioni qua sotto nei commenti. In realtà all'inizio pensavo ci fosse un Ronaldinho o un qualcosa, invece hanno messo dei giocatori abbastanza spisellanti. Alla fine sono sempre due icone e un Iros, quindi ci sta, non male, non male assolutissimamente. Cruyff soprattutto. Cruyff veramente dovrebbe essere una roba veramente micidiale, non vedo l'ora di provarlo. Passiamo a vedere i giocatori della Liga Santander, che sono codesti. Ci sono ben 3 98, Vinicius, Bellingham e Griezmann. Tanta roba per quei tre lì. Griezmann è una T, quindi purtroppo avrà dei potenziamenti e abilità un po' pessimi per il ruolo, però non male. Allora, quelli che mi interessano di più, diciamo che a livello di potenza, secondo me saranno veramente micidiali, sono Vinicius, Bellingham, Valverde, Dovbyk, l'attaccante del Girona, avrà dei problemi col piede debole sulle mosse abilità, secondo me. Poi Gundogan, tanta roba, anche se avrà sempre dribbling e passaggi, nient'altro, diciamo. Sergio Ramos potrebbe essere molto interessante, come anche Rudiger, e magari un Carvajal terzino destro, che comunque i terzini destri ne mancano sempre parecchi, dovrebbe essere abbastanza interessante. Poi boh, Lewandowski, classico, però 95, un po' basso di gen, non sarà esageratamente potente, però comunque Lewandowski il suo sempre lo fa. Diciamo questo qui è lo spoiler alla nuova sezione che uscirà, sarà sempre uguale alle altre, diciamo, e vi do una piccola chicca. Una volta ritirati tutti quanti i premi di tutte le varie sezioni, si potranno raggiungere soltanto 250 punti per ogni sezione. Quindi mi raccomando, cercate di raccoglierli sia dalla Liga che dalla Bundesliga che delle altre robe, anche aggiuntivi dopo aver preso tutti quanti i premi, perché potrebbero essere utili per la sezione UTOTS. Quindi mi raccomando, dobbiamo fare attenzione. Ok, ragazzuoli, nel caso comunque vi dirò tutto quanto appena ci saranno le informazioni degli UTOTS e tutte quante le cose, perché comunque anche io sono abbastanza curioso di sapere se servono i punti o se ci sarà appunto dei punti specifici UTOTS prendibili nella sezione UTOTS. Secondo me sarà più una questione di questo genere e i punti delle varie leghe, magari che abbiamo aggiuntivi, si potranno scambiare per dei punti UTOTS. Spero, perché se no non so cosa farmi di quei 250 punti della Bundesliga, della Liga One Uber, francese del cacchio. Speriamo. Detto questo, ragazzi, noi ci vediamo domani con l'analisi dei migliori giocatori che ci saranno di questa nuova liga, la spiegazione della sezione e anche altre piccole chicche. Tutto quanto domani, sempre e solo qui su DocD Channel. Un ciao ciao a tutti quanti voi e mi scuso ancora per il disagio di non essere riuscito a pubblicare come avevo previsto. Vi ringrazio per la pazienza e noi ci troviamo domani con un nuovo video. Mi raccomando, non mancate, sempre e solo qui su DocD. Grazie per avermi seguito e a domani. Buon game e buon divertimento.